Primo test di chiusura del lungomare San Marco lo scorso weekend tra critiche e consensi. Sono diverse le cose da migliorare per i titolari delle attività commerciali e ricettive del posto, ma tutto sommato l'idea piace. Come in tutte le cose bisogna migliorare alcuni dettagli, ma credo che la chiusura del lungomare tuttavia sia positiva. A dichiararlo il titolare del bar Riviera Francesco. L'idea è interessante, altrimenti ci sono stati degli errori dalla parte dell'amministrazione. Qualcuno mi ha detto che non c'era segnaletica nelle strade interne, chi non conosceva la strada era un problema. Noi l'abbiamo vissuto bene, interessantissima. Sì, è da valutare nel tempo, però secondo me si può provare a vedere come si evolve. Va migliorata la viabilità alternativa alla strada del lungomare San Marco. C'è bisogno di un intervento serio di ammodernamento al sottopasso ferroviario in via San Felice. Aver riqualificato l'area non basta. È un esperimento che va rifatto, secondo Gerardo Scotti, cittadino del posto e artista del territorio. Per me la chiusura del lungomare è un fatto positivo. Io non penso che le macchine che circolano sul lungomare portino veramente un incremento economico al lungomare. Io penso che cambiare mentalità e cominciare ad affrontare il paese in un modo più vivibile, in un modo più green, ci porterà nel futuro ad essere un paese diverso. Quindi per me il sindaco ha fatto veramente una cosa buona a fare questo esperimento. L'esperimento va portato avanti, è chiaro che Agropoli ha dei problemi di viabilità importanti, è chiaro che i sottopassi vanno ammodernati, stanno lì dagli anni 50 che ci passa un garrettino con gli asinetti. Quindi è chiaro che questo esperimento dovrà continuare in futuro, perché loro hanno la possibilità di avere una vetrina molto più ampia, secondo me, a livello di strutture ricettive, a livello di ristorante, a livello di bar, a livello di pizzeria. Quindi per loro è un'opportunità maggiore di commercio e per noi un'opportunità di far vivere la città in modo green. Non credo che stiamo danneggiando il turismo, non credo che stiamo danneggiando i commercianti, chiudendo il lungomare, che gli stiamo dando un'opportunità diversa. Un po' critica invece l'opinione del titolare dell'hotel Serenella, al quale l'idea piace, ma bisogna strutturarla diversamente. Molte anche le proposte all'amministrazione comunale. A queste condizioni noi non siamo d'accordo alla chiusura. Perché? Innanzitutto c'è stato meno della metà di fatturato rispetto al weekend precedente, e quindi già un dato oggettivo, tangibile, che noi possiamo già apporre. In secondo luogo, le persone, i ragazzi sono usciti dopo le due, significa così incentivare ad uscire ancora più tardi. Io, nonostante ho raccolto la decisione del sindaco facendo l'iniziativa di fare musica dal vivo domenica, era mia intenzione farla sul prato, però purtroppo è piovigginato e l'ho dovuta fare all'interno. La musica dal vivo l'ho fatta partire alle 19, avevo una band live proprio per incentivare quindi la camminata, il discorso di uscita serale, e li ho fatti suonare fino alle 22:30. Però purtroppo neanche la musica dal vivo ha dato spinta all'evento, alla serata. Non siamo in disaccordo alla chiusura, ma siamo in disaccordo a questo tipo di chiusura. Allora, la chiusura si può fare, a mio avviso, se ci dovessero essere i presupposti, e i presupposti sono un parcheggio a monte, a valle a monte, all'estremità quindi delle chiusure. Una navetta che porta le persone che parcheggiano la macchina gratuitamente su 2-3 punti sul lungomare. Cioè le persone non si devono loro preoccupare di uscire prima o di uscire dopo. Devono poter uscire quando vogliono e come vogliono. Parcheggiano con una navetta che li porta in un punto ben prestabilito, 2-3 punti. Questa è la mia idea. Se ci sono le condizioni per fare sì che ci siano i parcheggi e ci sia una navetta gratuita che funziona per tutto il periodo, allora ben venga anche una chiusura. Poi la chiusura di per sé, se non vengono fatti degli eventi, degli spettacoli, delle manifestazioni, non serve a nulla, perché le attività sono troppo poche. Non possiamo permettere di fare una chiusura per quelle poche persone che
sono interessate a fare la passeggiatina così, senza neanche spendere un centesimo. In tanti mi hanno chiamato perché non sapevano che fosse chiusa al transito. È invece il commento del responsabile del ristorante pizzeria Totò Sapore, che però ritiene importante e positiva la chiusura del lungomare San Marco. Diciamo che non è andata male, è una cosa molto carina, cioè, sono una cosa bellina, simpatica, che però deve crescere secondo me, perché all'inizio ha causato un po' di problemi logicamente al traffico, che persone mi chiamavano che logicamente non potevano arrivare sul lungomare perché non sapevano che ci stava questa chiusura. Però per il resto poi diciamo che va bene, è una cosa molto, molto bella. Col tempo si modificheranno delle piccole cose, diventerà qualcosa di importante.